Si conclude domani un altro progetto di alternanza scuola-lavoro che la Formica ha fatto con l'Istituto Valturio Economico di Rimini. Questa volta gli studenti sono... Giorgia Canini. Luca Maroncelli. Giorgia e Luca, allora che periodo avete fatto qui in cooperativa La Formica? Allora, abbiamo fatto il periodo dal 21 maggio all'8 di giugno e ci siamo trovati molto bene. Mi sono occupata prevalentemente del gestionale dei mezzi e scrivendo su Excel i rapporti del chilometraggio e del gasolio di ogni mezzo e relativi grafici. E poi anche riguardo agli infortuni abbiamo fatto sempre la stessa cosa, principalmente sugli infortuni del 2017, e abbiamo pure svolto una prima nota cassa. Abbiamo studiato che comunque aiuta anche persone svantaggiate come ex detenuti, ex tossici, e comunque sì, mi sono ritrovato con queste cose e anche che la cooperativa comunque svolge dai servizi ambientali, cose per la comunità. Ah, io ho fatto praticamente quello che ha fatto Giorgia, perché abbiamo fatto quasi sempre tutti insieme. Sì, sì, ad organizzarci insieme, perché comunque è diverso rispetto a che organizzarsi il proprio lavoro singolarmente. Che cosa cambia secondo voi dal lavorare singolarmente o lavorare insieme con un'altra persona oppure in un gruppo di persone? Per prima cosa bisogna anche sentire i pareri degli altri e non bisogna fare tutto di testa propria, ed è una cosa parecchio difficile, soprattutto per chi ha testoni. E poi cioè comunque è un modo anche per conoscere gli altri in un modo più approfondito. Con gli altri è anche meglio, perché ci si anche alterna al lavoro, se c'è un lavoro da fare magari uno fa una parte, uno fa un'altra, e poi sì, bisogna andare d'accordo e riuscire ad andare d'accordo insieme. Ah, è un PowerPoint in cui dobbiamo presentarlo al rientro a scuola, formato da 5 slide, di cui una in inglese, dove descriviamo in qualche slide l'azienda, in questo caso la cooperativa, e i compiti che abbiamo svolto durante questo stage, e un organigramma di quelli che lavorano all'interno di questa cooperativa. 5 slide, sì. Quindi, ok, che dovrete probabilmente relazionare ad un professore in classe, in aula, sì, no? Sì, davanti a tutti gli altri professori che ci daranno il voto. Ah, ok, quindi su questo lavoro poi vi valuteranno. Sì. Come ti sembra di averlo fatto? No, mi sembra di averlo fatto bene, alla fine ho scritto quello che c'era da scrivere, i lavori che ho svolto, e di cosa si occupa questa cooperativa, e l'organigramma dei dipendenti, quindi penso che vada bene.